Gloria a Dio. Apriamo le scritture in Giacomo capitolo 3. Giacomo capitolo 3. Desidero continuare il messaggio della settimana scorsa. Quanti sono andati a casa per benedire la propria casa? Alleluia. Continuiamo a farlo. Ogni giorno benediciamo e non minacciamo le nostre case attraverso le nostre parole. Vita e morte sono nel potere della lingua e coloro che l'amano ne mangeranno i frutti. Amen. Ok. La lingua il Signore ce l'ha data per benedire e non per maledire. Solo qualcuno ci crede. E gli altri? Ok, grazie. Giacomo capitolo 3, versetto 1 dice: fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Poiché tutti manchiamo in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Quanti uomini perfetti ci sono? E sicuramente qualche donna avrà detto: ma io sono donna. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo o una donna perfetta, ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo, capace di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta come fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita. Voglio ripetere queste parole, facciamo attenzione a queste parole: infiamma il corso della vita, infiamma la strada sulla quale devi camminare, ti crea problemi. Ed è infiammata dalla Geenna, infiammata dall'inferno stesso. Quando c'è una porta aperta, Satana viene subito ad approfittare. Quando noi parliamo in modo sbagliato, anche nella nostra ignoranza, il Signore dice: il mio popolo perisce per mancanza di intendimento. Noi abbiamo bisogno di capire che le nostre parole hanno un valore, poiché Dio ha creato i cieli e la terra per mezzo della sua parola, e noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, e c'è un potere creativo nella nostra bocca. Alleluia. Siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza per rappresentarlo qui su questo pianeta terra. Satana ha un odio perfetto verso Dio e verso i suoi figli, verso tutti coloro che lo rappresentano, e cerca di usare ogni metodo possibile che gli sia disponibile, sottolineo, che gli sia disponibile per distruggere l'opera di Dio. Sai come si distrugge l'opera di Dio? Attraverso la distruzione di un'anima alla volta. Così si può distruggere un'opera, e noi dobbiamo essere consapevoli di quello che Satana vuol fare, desidera fare. Infatti la scrittura dice: noi non siamo ignoranti delle macchinazioni di Satana,
Non siamo ignoranti di quello che Satana desidera fare, per come vuole distruggere l'opera di Dio, per come desidera distruggere la tua vita personalmente. Se distrugge te può distruggere la tua casa, se distrugge la tua casa può anche influire questo sull'opera di Dio. E così continua. Se a Satana gli viene dato, come si suol dire, se ci dogni un centimo si piglia un colomaccio. E questo è il suo metodo. Ma noi non vogliamo essere ignoranti e nemmeno vogliamo mettere nelle sue mani. Non vogliamo autorizzarlo dando a lui la nostra lingua. La nostra lingua ci è stata data per benedire e non maledire. E dobbiamo capire. Leggo, non c'è bisogno che ci andate, ma lo leggo io. Matteo 15:11 dice: non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quel che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli accorsi gli disse: sei tu che a sentire queste parole i farisei si sono scandalizzati? Sai tu che a sentire queste parole i farisei si sono scandalizzati? Ma egli rispondendo disse: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi guide di ciechi, e se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Allora Pietro rispondendo gli disse: spiegaci questa parabola. E Gesù disse: neppure voi avete ancora capito? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca se ne va nel ventre e viene espulso nella fogna? Ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore. Le cose che escono dalla nostra bocca procedono dal nostro cuore, dall'abbondanza del nostro cuore. La nostra bocca parla. Quando apriamo la nostra bocca, quello che c'è dentro esce. Se non hai nulla, non esce niente. Perdonatemi. Ma in questo si vede anche quanto una persona ci tiene ad approfondire il suo rapporto personale con Cristo. Il momento in cui si apre la bocca, possono parlare male di chiunque, possono parlare male della nazione, della politica, di Messina e di tutto quanto, riescono a parlare e fare discussioni che durano un'ora, due ore, che riguardano la città o riguarda una persona, riguarda una famiglia o qualcuno che gli abbia fatto del male, e poi gli dici prega e non sono capace a cucchiare due parole. E si vede questo, si vede dentro, perché siccome si è ripieni del notiziario, del telegiornale, si è ripieni da tutte le cose negative che sono state dette, propinate e divulgate intorno a noi, noi ci siamo riempiti di quelle cose, perciò quando si apre la bocca escono quelle cose. Ma immagina se tutti fossimo ripieni della parola di Dio. Immagina se tutti fossimo consapevoli della grazia operante in noi, quella speranza di gloria che c'è in noi e viene continuamente alimentata, discussa, parlata, dichiarata, esaltata nella nostra vita. Io ti assicuro che tutti quelli che ti stanno attorno saranno benedetti a motivo della tua bocca e della tua lingua che dichiara gli oracoli di Dio. Ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore, sono esse che contaminano l'uomo, poiché dal cuore provengono, diciamo insieme, pensieri malvagi. I pensieri malvagi vengono, ma non c'è bisogno che tu apra la porta per farlo uscire. Omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze, diciamo insieme, maldicenze. Come mai possiamo facilmente maledire o anche minacciare? Perché ce l'abbiamo nel cuore. Ma il controllo. Quanti di voi andate a casa e per sapere se c'è acqua tenete tutti i rubinetti aperti? Perché
Volete sapere che c'è acqua? Quanti di noi sappiamo che l'acqua c'è, ma non c'è bisogno di aprire il rubinetto? Apriamo il rubinetto solo quando abbiamo bisogno di acqua. Abbiamo bisogno di aprire la nostra bocca solo quando è importante parlare. Mio padre mi diceva sempre che più si parla, più danno si fa. Ma non tutti noi, ovviamente. Più si apre la bocca e più è facile fare danno. Ritorniamo a quel passo, capitolo 3 di San Giacomo, versetto 7. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Con essa, con la nostra bocca, con la nostra lingua, con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa, con la stessa, malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Con la stessa lingua alcuni desiderano costruire le loro case. Quanti noi vogliamo che le nostre case siano benedette? Alleluia, vogliamo benedire le nostre case. Giuriamo a Cristo e giuriamo a Dio. E Cristo non male, e questo non mi obbedisce. E questo, e troviamo ogni tipo di problema nelle nostre case, e invece di dichiarare la verità secondo il cuore di Dio, cioè perché Dio chiama quelle cose che non sono come se fossero? Perché li sta richiamando ad andare o diventare esattamente quello che al presente non lo sono. Ha mai sentito una profezia di una persona che tu sai che è un brucchione? E Dio mi ha dovuto m'appaggiustare sopra questa cosa. E io mi ricordo anni fa, ho sentito una profezia particolare, di particolare, sopra una persona. Che tu cammini in santità davanti a Dio. Ho detto a me stesso, esiste un falso profeta, perché io lo conosco. E tu cammini in santità, e si ripeteva, e tu cammini in santità davanti a Dio. Che cosa stava facendo il Signore? Lo stava richiamando alla santità e dice, è lì che io ti voglio vedere. Il Signore non parla in toni accusatori, ma ti richiama. Ti dà il bene, ti fa vedere l'altro lato della moneta. Vuole che tu veda che Dio ha dei buoni propositi per la tua vita. Quanti di noi scegliamo di vedere le nostre case non funzionanti, dove c'è disordine, dove c'è caos nelle nostre case e manca la pace del Signore? Se non la vediamo è perché continuamente ci lamentiamo della casa. Io credo che sia tempo di ordinare, che le cose che sono fuori posto si mettono a posto nelle nostre case. E comincia a chiamare il tuo coniuge. Tu sei un figliolo di Dio, tu sei una figliola di Dio. Ricordati, vita e morte sono nel potere della lingua, e coloro che l'amano, cioè che vogliono parlare, la vogliono usare, ne avranno e ne godranno i frutti nel bene e nel male. Con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. Qui scrive San Giacomo e dice, non possono andare avanti, le cose così non possono rimanere. C'è bisogno di un cambiamento, abbiamo bisogno di capire il cuore di Dio. Che cosa vuole dire Dio, non per la mia vita personale, ma per la mia casa, per mia moglie, per i miei figli, per i miei nipoti. Che cosa vuole dire? Come posso io influenzare la mia famiglia verso la direzione di Dio, verso la santità, verso la comunione, verso i principi di Dio? Come posso io? Certamente non minacciando l'ambiente attraverso le mie parole. Ultimamente il Signore ci sta parlando di lingua. Giovedì sera è stata portata una parola
ogni ginocchio e ogni lingua. Ogni lingua. Gloria a Dio. La lingua può produrre inganno. Oh, scusate. La fonte emette forse della stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un figo produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Che cosa sta dicendo il Signore? Dice: voi non potete parlare, il vostro parlare non può essere doppio. Fate una decisione: o si parla acqua dolce o si parla acqua salata. Bisogna parlare di un modo. E quale modo vogliamo parlare? Il modo dell'uomo. Vogliamo dichiarare le parole dell'uomo, vogliamo dichiarare le parole di Dio. Noi vogliamo che le nostre case siano ripiene, dove la parola di Dio è palpabile nella nostra casa. Lamentarsi non giusta niente. Anzi, ci sarà un peggioramento delle cose nella tua casa. Vado velocemente. Salmo 10:7 dice: la sua bocca è piena di maledizione. Qui sta parlando della lingua di frode e di inganno. Sotto la sua lingua vi è perversità e iniquità. Proverbi 17:4 dice: il malvagio presta attenzione alle labbra inique, il bugiardo dà ascolto alla lingua perversa. È ingannevole. Salmo 78:36 dice: essi però lo ingannavano con la loro bocca e gli mentivano con la loro lingua. Fratelli, che non siano i figlioli di Dio a fare questo. Proverbi 21:6 dice: ottenere tesori con lingua bugiarda è un vapore fugace di chi cerca la morte. Wow. La ripeto: ottenere tesori con lingua bugiarda è un vapore fugace di chi cerca la morte. Fraudolenta. Michea 6:12: i suoi ricchi infatti sono pieni di violenza, i suoi abitanti proferiscono menzogne e la loro lingua non è che frode nella loro bocca. Bisogna pure capire che la nostra bocca, la nostra lingua è un'arma da guerra. I litigi non iniziano mai con le mani, iniziano come? Con le parole. I litigi in casa, divisioni, iniziano sempre, l'ho sentito dire, si pigliare a parole. Ha mai sentito? Forse sei stato pure tu a prenderti a parole con qualcuno. C'è un sacco di aureole qui dentro. Geremia 9 versetto 3 dice: tendono le loro lingue come fosse il loro arco per scoccare menzogne. È un'arma da guerra. Versetto 5 dice: oh, scusate, nel paese sono potenti, ma non per la verità, perché procedono di malvagità in malvagia e non conoscono me, dice l'Eterno. Versetto 5: ognuno inganna il suo vicino e non dicono la verità, esercitano la loro lingua a mentire e si affaticano a fare il male, addirittura si sforzano a fare il male, si esercitano. Vediamo come posso infliggere sulle altre persone minacce, maledizioni e ogni sorta di male e cattiveria. Tutto parte dal cuore, fratelli. Non vi preoccupate, questo è un lato della moneta, parleremo dell'altro lato della moneta. Abbiate pazienza. Versetto 8 dice: la loro lingua è una freccia micidiale. La loro lingua, la lingua può essere una freccia come micidiale. Vuoi ammazzare. Essa non dice che menzogne. Con la bocca ognuno parla di pace al suo vicino, ma nel suo cuore sta in agguato. L'altro giorno ho avuto un fratello di un altro contesto, viene, mi vede, oh, pace, mi saluta con apparentemente tanta allegrezza.
Oh, da tempo che non ti vedo, come stai? Tutti i discorsi. Un'ora dopo ricevo un messaggio da un fratello che aveva incontrato questo fratello per dirmi tutte le cose negative in mio riguardo. Quando incontro un fratello, devo andare da un altro fratello e dice: ti ho copiato un pugnale dai 1000. Alleluia. Ascoltatemi, fratelli. L'amore di Dio ha vinto il mondo. E noi continueremo ad amare. A amare il nostro prossimo. Ci siamo? Alleluia. Quindi dobbiamo moderare il nostro parlare. Proverbi 17:27. Chi modera le sue parole possiede conoscenza. E chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Bisogna moderare il nostro parlare. Bisogna pure custodire. Proverbi 21:23. Chi custodisce la sua bocca e la sua lingua preserva la sua vita dalle avversità. Preserva la tua vita dalle avversità. Chi custodisce? Diciamo insieme: frenare. Proverbi 10:19. Nelle molte parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è saggio. Alleluia. Certe volte abbiamo bisogno di camminare con una mano sullo sterzo e l'altra mano sul freno a mano, pronta a tirare quella cosa. Ecclesiaste 3:7 dice: un tempo per strappare, un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare. Stiamo attenti al nostro parlare, ai nostri modi di comunicare i pensieri che abbiamo. Proverbi 29:20. Hai visto un uomo precipitoso nel suo parlare? C'è più speranza per uno stolto che per lui. Aspetta, lo devo ripetere. Hai visto un uomo precipitoso nel suo parlare? Hai visto tu un uomo precipitoso nel parlare? Che appena apre la bocca c'è una ciumara. C'è più speranza per uno stolto che per lui. E Giacomo 1:19 dice: perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Ma la lingua può anche produrre lode. La nostra lingua può produrre lode e benedizioni. Abbiamo parlato dell'aspetto negativo, passiamo adesso al lato positivo di come dobbiamo usare la nostra lingua. Salmo 51:14 dice così: libera dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. Alleluia. Salmo 119:171 e 172: le mie labbra effonderanno lode perché tu mi insegni i tuoi statuti. La mia lingua annunzierà la tua parola. Diciamo insieme: la mia lingua annunzierà la tua parola. Io dichiaro che la mia lingua annunzierà la parola di Dio. Salmo 34:1, stato citato stamattina: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà del continuo nella mia bocca. Dove sarà la sua lode? Ce l'ho sempre da punta da lingua. Sono sempre pronto a benedire il Signore. E quando mi darai, e quando mi toglierai, e io sempre che cosa farò? Io canterò, io benedirò, non importa in che condizioni io mi trovo, io benedirò il nome dell'Eterno perché Lui è degno. Salmo 45:1 e 2: mi sgorgano dal cuore poemi soavi, io canto il mio poema al Re. La mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore che sta scrivendo una poesia al Re, l'amore della mia vita. Tu sei più bello di tutti i figli
degli uomini, le tue labbra sono ripiene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Salmo 39, versetto 1, dice: io dicevo, veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua, metterò un freno alla mia bocca mentre l'empio mi sta davanti. Il mio cuore ardeva dentro di me mentre meditavo, un fuoco si è acceso, allora ho parlato con la mia lingua. Questo funziona, è una spada a due tagli, perché quando io ho davanti l'empio, chi tu che fai cosa sto? È quello che vuole parlare male di me, che vuole parlare male di Dio, che vuole parlare male dell'opera di Dio, che desidera parlare male della nostra città, la nostra bella città che appartiene all'Eterno e per la quale noi preghiamo. Quando le persone parlano male di questa città, c'è qualcosa che si accende dentro di me e io mi devo guardare di non parlare, non andare oltre, se no cadrei nella loro trappola. Dice: il mio cuore ardeva dentro di me mentre meditavo, un fuoco si è acceso, allora ho parlato con la mia lingua e mi sentì guai. Posso parlare in modo negativo e mettermi nei guai perché qualcosa mi ha sfidato, mi sono sentito minacciato da questa cosa e ho risposto perché mi bugliò sangue. Lo se la meritava questa risposta, faccio vedere io. Quanti noi abbiamo deciso di rappresentare Cristo in ogni situazione? Tu puoi rappresentare l'amico, puoi rappresentare un compare, puoi rappresentare chi vuoi, ma se non rappresentiamo Cristo, non stiamo rappresentando nessuno, solo il male. Sto per chiudere. La spada dello Spirito è la parola di Dio. Apocalisse 1:16 parla di Gesù. Aveva nella sua mano destra 7 stelle e dalla sua bocca usciva, che cosa? Una spada a due tagli. A lingua è una spada a due tagli. Con la tua lingua tu puoi benedire come puoi anche maledire. Dice: dalla sua bocca usciva una spada a due tagli acuta e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Apocalisse 2:16, ravvediti dunque, dice la chiesa a Pergamo, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro, questi sono i Nicolaiti, con la spada della mia bocca. Vi ricordate, abbiamo detto che la nostra bocca è un'arma, Gesù la vede come un'arma e quando Gesù ritornerà ci sarà un'arma nella sua bocca, perché le sue parole colpiranno il male, ma non deve colpire coloro che gli appartengono. Apocalisse 19:15, dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente. Apocalisse 19:21, e il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Alziamoci in piedi. Quanti di voi credete che la parola di Dio è l'assoluta verità? Quanti di noi in verità crediamo che siamo stati creati per parlare come il nostro Dio? Quanti di voi credete che nella tua bocca c'è un potere creativo e che tu crei il tuo mondo con le tue parole? E non solo crei il tuo mondo, lo puoi creare bene e lo puoi anche creare male. Quanti di voi credete che Dio vi ha creati in un modo stupendo? Quanti di voi non credete? Sei stato creato in modo stupendo? Significa che
ti ha creato Dio in modo particolare perché devi compiacere a Lui. Ti ha creato a sua immagine e somiglianza e vuole che tu parli come Lui. Se Lui crede, ascoltatemi bene, che tu sei stato creato in modo stupendo da scriverlo nella parola, e tu dici: ma io sogno brutto, io sogno visto, io sogno cosa, e tu ti vedi in modo, tutti i modi negativi possibili, tu stai dicendo a colui che ha scritto la parola di Dio che non sapeva chi tu stava scrivendo. Abbiamo detto sin dall'inizio, noi siamo stati chiamati cosa? Sacerdoti. Egli ci ha fatti cosa? Re e sacerdoti. Re e sacerdoti per chi? Per il nostro Dio. Ci ha costituiti re e sacerdoti. Se siamo stati fatti re e sacerdoti, per quale motivo sentiamo di avere il diritto di parlare male delle cose che Lui ha creato? Sappiate pure che è stato il peccato a distorcere tutte le cose, ma non Lui. Tutto ciò che ha creato ha detto è buono. Quando ha creato l'uomo non ha detto è buono, perché gli mancava la donna. Disse: non è buono. E Witto solo dice: push. E io ringrazio Dio che mi ha messo accanto una donna meravigliosa, straordinaria. In questo mi sento benedetto, la mia casa è benedetta, i miei figli sono benedetti, le mie finanze sono benedette. Io non ho fonti particolari da dove mi viene l'aiuto, ma il mio aiuto viene dall'Eterno, e io benedirò tutte le fonti da dove viene, benedirò tutte le fonti. Non ti lamentare che non hai salario, prega per tutti quelli che ti assumeranno. Prega per tutti coloro che ti cercano e che ti trovino. Perché non preghi invece che nella tua casa invece di disordine ci sia ordine? Perché non preghi nella tua casa che ci sia un timore di Dio? Invece di insultare tuo marito, invece di insultare tua moglie, perché non benedici tuo marito? Perché non benedici tua moglie? Che sono stati creati a somiglianza di Dio. Perché sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Fratelli, sappiate che tu e il tuo prossimo, tu e la persona che ti sta accanto, tutti noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Che diritto hai, Menciurì? Una mente presa da tutto quello che mi circonda, che prevarica sopra ogni mio pensiero, e che quando penso una cosa positiva subito Satana vuole ribaltare il sistema di questo mondo. Ricordatevi che abbiamo detto che è un mondo. La lingua è un mondo di iniquità. La lingua dichiarando, parlando, la lingua che continua a dichiarare, dichiara cose negative, non cose positive. Non la lasciare solo. Metti delle briglie, delle retini sulla tua lingua. Metti un freno. E se non edifica, fai silenzio. Se non edifica, dice la persona accanto, se non edifica, fai silenzio. Abbiamo detto pure che tutto ciò che esce dalla bocca viene da dove? Dal cuore. Maldicenze vengono dal cuore. Perché c'è nel cuore? Perché il cuore può essere anche ripieno di tutto quello che sentiamo intorno a noi. La negatività che c'è intorno a noi. E noi ripetiamo e regurgitiamo ogni cosa che sentiamo. Ma che non sia così nella casa del Signore. Che ognuno si metti sotto per innalzare il proprio fratello. E che ogni membro che c'è in questo corpo e dentro il mio corpo collabori con Dio per rialzare. Nella mia mente c'è ogni tipo di pensiero. Nella mia mente c'è ogni tipo di pensiero negativo. Perché i suggerimenti di Satana non mancano mai. Ma sono io a guerreggiare contro quei pensieri. Li prendo e li butto giù
e dico: tu devi essere ubbidiente al volere del mio Dio. Non ti permetto di prevaricare su di me. Non te lo permetto. Allora, la scrittura ci dice, Filippesi 4:8, e chiudo. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, se tutte le cose che diciamo vengono dal nostro cuore, dalla nostra mente, vengono dal nostro di dentro, dice tutte le cose che sono veraci. Le cose veraci sono cose positive o cose negative? Tutte le cose che sono oneste, positivo o negativo? Forse. Grazie. Tutte le cose che sono giuste, negativo o positivo? Tutte le cose che sono pure? Tutte le cose che sono amabili? Tutte le cose che sono di buona fama? Se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Ti ha detto di pensare a qualche cosa negativa? Allora, quanti di noi vogliamo camminare con Dio? Io sono l'Eterno e non muto. Come possono due camminare insieme se non sono d'accordo? Ascolta, non sarà lui a cambiare. Dovremo essere noi a cambiare. Noi dobbiamo essere come lui, perché lui non sarà mai come noi. Padre, come i tuoi sacerdoti, ci guardiamo allo specchio questa mattina della tua parola e ci aggiustiamo la corona che tu hai posto sui nostri capi. Forse l'abbiamo anche messa da parte e abbiamo detto: ma io non sono un re. Eppure lo siamo, se lo vogliamo o non lo vogliamo. Tu ci hai chiamati e tu ci hai fatti re e sacerdoti. Signore, fa che ognuno possa camminare con una santa regalità, con un passo dignitoso che è esemplare del modo per come Gesù Cristo ha camminato. Signore, noi abbiamo un esempio perfetto, Gesù Cristo il Signore, e questa mattina, Padre, noi ci siamo posti davanti alla tua parola perché vogliamo smetterla di maledire e minacciare il mondo che tu stai creando per il bene e per fare il bene attraverso noi, per aiutare gli altri, per le nostre case, le nostre finanze. Perdonaci se mormoriamo sempre come quelli, come il tuo popolo si lamentò mentre era avviata verso la terra promessa, il loro mormorio non gli permise di entrare nella terra promessa. Signore, noi poniamo fine, mettiamo un freno alla nostra bocca e diciamo basta. Da ora in poi, se c'è qualche virtù, se c'è qualche lode, se c'è qualcosa di buona fama, se c'è qualcosa di onesto, se c'è qualcosa di giusto, la mia mente penserà a queste cose, così quando la mia bocca si apre dirà solo quelle cose che sono nel cuore di Dio. Padre, ti ringraziamo perché come tuoi sacerdoti tu ci hai chiamati a benedire, e la tua benedizione sia sul tuo popolo. E io dichiaro questa mattina: l'Eterno ti benedica e ti custodisca, che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, che l'Eterno rivolga il suo volto verso di te e ti dia pace, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica.